Le auto compatte, le city car, una volta erano quelle che andavano per la maggiore, oggi sono in via di estinzione. Ed è un vero peccato, perché quando ce n'erano tante, avevamo, secondo me, un mondo migliore, popolato da auto piccole, quindi facilissime da gestire, ma soprattutto super accessibili dal punto di vista dei costi, concrete e affidabili. Per fortuna ne è rimasta ancora qualcuna a listino, che peraltro è pure molto diversa dalle altre poche che ci sono ancora in circolazione. Eccovi quindi 10 cose che forse non sapevate ancora della Hyundai i10. Le city car come lei sono in via d'estinzione, eppure lei ha trovato il modo di essere differente. Eh sì, perché se considerate quelle rimaste a listino con motori endotermici, praticamente si contano sulle dita di una mano. Oltre alla Panda ci sarebbe la 500, quella vecchia che comunque è solo tre porte, e poi rimangono la Suzuki Innis, la Renault Twingo, ci sarebbe sì l'Aygo X, che però ormai è diventata un po' un subettino, quindi è un po' un'altra cosa. L'unica rivale, forse anche quella più affilata, ce l'ha in casa ed è la Kia Picanto. Ho tralasciato la Dacia Spring perché, come sapete, di pistoni non ne ha. Rispetto a queste concorrenti però la i10 ha un'arma in più, perché oltre alle classiche versioni pacifiche con motori aspirati anche per neopatentati, c'è la N-Line, quella che sto guidando io, che ha un'estetica ispirata alle auto più sportive della famiglia N di Hyundai, ma soprattutto monta un motore turbo. Un 1000 tre cilindri da 100 cavalli tondi tondi. E questa è una super notizia per noi appassionati, non solo perché le concorrenti hanno praticamente tutte motori pacifici aspirati, ma anche di conseguenza molto meno potenti. Tutte attorno ai 60-70 cavalli, nessuna arriva alla cifra tripla. Il picco di potenza qui arriva prima, già a 4500 giri. Sulle altre invece, che non hanno l'aiuto della fata turbina, bisogna aspettare i 6 o anche i 6500 giri. Non solo, anche lo spunto è migliore. Quest'auto, piccola e leggera, accelera da 0 a 100 in 10 secondi e mezzo, dichiarati. Ha una semplice trazione anteriore, ma avendo la sovralimentazione per mezzo di turbocompressore, si permette il lusso di sfoderare all'occorrenza 172 bei newton metro di coppia. Giusto per darvi un termine di paragone, le sue concorrenti di newton metro ne hanno una novantina, praticamente la metà. Non è un caso se questa i10 N-Line riesca a toccare i 185 km orari di velocità massima, ma ci pensate se all'utilitarie di quando noi avevamo 18 anni avessero raggiunto simili traguardi? Beh, all'epoca ci risognavamo proprio i 180, forse anche i 160. È una macchina che rispolvera una formula a cui sono tanto caro, la giusta potenza su poco peso. E ormai pochissimi modelli riescono a rispettare questo mantra. Lei pesa poco meno di 1100 kg, ha 100 cavalli tondi tondi e quindi va bene, lo dico, è la reincarnazione della Fiat Panda 100 HP. Un'eresia? Forse, ma comunque la Panda con un simile livello di potenza non esiste più e qui la dico, la sparo, forse lei è ancora meglio. Vi spiego perché nel punto 2. Ed eccolo il punto 2, il motore, di cui avrebbe poco senso parlare su una qualsiasi city car, ma non sulla i10 N-Line. Eh sì, perché c'è una differenza sostanziale rispetto a quella vecchia utilitaria da 100 cavalli, la Panda 100. Questa ha perso un cilindro e un po' di cilindrata, ma ha guadagnato un magnifico turbo. Questo significa che è molto più facile, rapido e forse in un certo senso anche divertente farle sputare fuori tutta la grinta di cui è capace.
Il picco di coppia arriva prima, la turbina è piccola, quindi il ritardo di risposta, tutto sommato, è molto contenuto. In ogni caso non è solo una questione di numeri e di risposta del motore, perché ci sono altri tre aspetti che mi hanno colpito di questa i10 N-Line e che non mi sarei mai aspettato su un'auto come questa. E siamo al 3, la dinamica di guida. Questo magnifico cambio manuale, che non è solo bello da impugnare, non ti fa solo assaporare il profumo del mondo N con questo logo, ma te lo fa anche sentire per davvero. E fa ancora più notizia su un'auto così piccola, di segmento A. Trovatemi un'altra compatta che ha un comando così bello e coinvolgente da azionare. Sì, ho proprio detto coinvolgente su una city car, non ci avrei mai creduto, però gli innesti sono ben contrastati, al tempo stesso belli, precisi, e l'escursione della leva è ridotta, proprio quello che ci vuole su una piccola bombetta sportiva. Insomma, con lui riscoprirete il piacere di cambiare le marce e di sentire qualcosa di veramente meccanico tra le mani, che ti lascia un po' di sapore, no? E di segno addosso. Ma con lei riscoprirete anche il piacere di tornare a fare le curve. E quando dico fare, intendo fare per davvero, nel senso che quando andate a dare il comando sentite dall'altra parte un'auto che vi ascolta, che vi segue e che vi fa voltare velocemente. Lo sterzo qui ha il giusto carico, quindi non è eccessivamente acquoso, ma soprattutto non è vago, come capita praticamente sulla quasi totalità delle ultra compatte di segmento A. È anche piuttosto reattivo, rapido, veloce, in una maniera sconosciuta alle sue concorrenti, e questa devo dire che è stata la sorpresa che mi ha lasciato di più senza parole. Sì, è vero, forse ha un pochino di vuoto al centro e non ha lo stesso carattere nitido delle N di più alta gamma, che ci mancherebbe, però tutto sommato questa piccola N qua sopra se l'è davvero meritata. La terza cosa che mi ha colpito è l'assetto, che è stato un pochino irrigidito sulla variante N-Line, e quindi alla fine ci si ritrova tra le mani un'auto che un pochino rolla comunque, siamo su una city car, però che tutto sommato rimane più reattiva di quanto ti immagineresti quando iniziano le curve. Tutti questi aspetti non erano così cristallini, nitidi, sulla sua antenata Panda 100 HP, ed è per questo che vi ho detto che forse in un certo senso lei è ancora meglio di quell'ottima auto. Di fatto questa Hyundai rimane incredibilmente divertente, un piccolo lupo travestito da pecora, una micro sleeper potremmo definirla usando un termine anglosassone, un'auto che quando è parcheggiata passa quasi inosservata e che invece quando la guidi tira fuori un bel carattere, sicuramente una personalità che non ti saresti mai immaginato non da un'auto ultra compatta. Quattro, tecnologia, perché lei ha qualcosa in più delle altre. La novità più grande del restyling riguarda la strumentazione, che ora è interamente digitale e si avvale anche di un piccolo schermino da 4.2 pollici che racchiude le informazioni principali del computer di bordo. Beh, non male, visto che tante concorrenti hanno ancora le strumentazioni classiche, totalmente analogiche, in alcuni casi senza schermi e display. C'è poi il sistema multimediale con uno schermo bello grande, almeno per la categoria, da 8 pollici. È touch, piuttosto rapido al tocco anche se non fulmineo. Ci sono però in compenso dei belli shortcut fisici qui ai lati, come piacciono a me, comodissimi, soprattutto perché permettono di distrarsi molto meno quando stiamo guidando. E non hanno rinunciato, per fortuna dico io, a mettere due belle ghiere come quella per il volume, che rimane secondo me la soluzione più pratica. Il sistema è piuttosto semplice, essenziale, ma ha tutto quel che serve davvero. Soprattutto
Apple CarPlay e Android Auto che ora possono funzionare anche in modalità wireless, quindi senza collegamenti fisici, senza fili. Ma si concede anche qualche chicca come gli aggiornamenti OTA, come dicono quelli fighi, quindi over the air, a distanza, e soprattutto ora c'è anche una SIM 4G che permette di avere la chiamata di emergenza di tipo avanzato, come sulle auto di più alta gamma. Si può avere poi anche la ricarica wireless per il proprio smartphone, che comunque è un optional sulla nostra N-Line. Ci sono poi in questo caso di serie due prese USB, una di tipo classico, una Type-C e poi anche una bella 12 volt che non guasta mai. Tutte queste cose che vi ho elencato possono sembrare sì effettivamente semplici, però non sono così scontate nel segmento A, dove le city car, sapete, sono spesso ridotte all'osso dal punto di vista tecnologico. L'i10 invece si concede più di qualche sfizio. C'è addirittura un'altra presa USB Type-C qui dietro, che può essere comoda quindi anche ai passeggeri posteriori. In un quadro così sorprendente stona un po' la presenza del climatizzatore manuale, quindi con le classiche manopole, mentre alcune concorrenti dirette anche di segmento A danno la possibilità di avere quello automatico. Un'auto piccola che però sa anche essere grande dentro. In effetti l'abitabilità è uno degli aspetti che mi ha sorpreso di più di questa i10, perché è super compatta, fuori è lunga meno di 3,70 m, esattamente come le sue concorrenti dirette. Però guardate dentro, se davanti guida una persona della mia altezza, rimane uno spazio incredibile per una segmento A, dove di solito chi siede dietro, si ritrova con le ginocchia incollate ai sedili. Cosa che qui non si verifica, a meno che non ci siano, diciamo, occupanti super alti alla Emiliano. Diciamo che qui in 4 in generale si viaggia comodi ed è una super notizia nel mondo delle auto ultra compatte. Ci sono anche attacchi ISOFIX, tra l'altro ben fatti, nascosti da una cernierina, quindi facili da raggiungere. Dettagli che possono fare la differenza per chi qua dietro andrà ad installare dei seggiolini. E anche l'accessibilità è buona. Di solito le compatte, essendo molto piccole, se offrono la variante a 5 porte hanno poi dei piccolissimi sportelli dietro, con quindi una bocca d'ingresso piuttosto limitata. Qui invece, guardate, l'apertura è davvero ampia, lo sportello ok non si aprirà proprio a 90 gradi ma quasi, quindi salire e scendere è agevole e anche installare i seggiolini. L'auto è comunque omologata per 5, anche questo un dettaglio non propriamente scontato in questa fascia di mercato. Certo, il quinto passeggero è un po' sacrificato, ha meno spazio. Il tunnel c'è, ma è davvero piccolo, non particolarmente prominente. Qui dietro non ci sono bocchette di ventilazione regolabili e nemmeno nel vano riservato ai piedi. Questo invece però è abbastanza comune tra le concorrenti. C'è un bel portabibite qua capiente. Attenzione poi al vetro posteriore, che è ampio e si abbassa fino in fondo, però lo si comanda ancora attraverso la classica manovella. E poi c'è il baule, che è un'altra bella sorpresa. Spesso sulle utilitarie questo aspetto è stato trascurato. Invece qui ci ritroviamo un vano più grande delle competitor, oltre i 250 litri dichiarati, mentre tantissime concorrenti non arrivano neanche a 200. Questo è molto importante, soprattutto in Italia, dove le segmento A spesso sono prime auto o anche auto di una singola famiglia che vengono usate quotidianamente anche per fare viaggi fuori città. Qui, oltre a 4 persone comode, potete sistemare anche un po' più di bagagli rispetto alle concorrenti. In più c'è un doppio fondo, che è piuttosto profondo, quindi comunque sfruttabile, è in parte occupato dal kit di riparazione pneumatici. Non c'è quindi ruotino, per cui attenzione, se squarciate la spalla qui bisogna chiamare il carro attrezzi. Finiture del vano, a dir poco spartane ed essenziali, ma anche questo fa parte del gioco se vi siete innamorati di una city car. Sei sistemi di assistenza alla guida, perché sì, l'i10 ha pure loro.
Le auto più compatte, per cercare di tenere i costi di produzione e quindi poi i listini più contenuti possibili, spesso non hanno sistemi di assistenza alla guida evoluti. La i10 invece ha preso in prestito dalle sue sorelle maggiori almeno quelli fondamentali. Troviamo anche il cruise control, ok, non adattivo, ma comunque utile quando si è in autostrada, e l'avviso di abbandono involontario di corsia. Ci sono poi il riconoscimento dei segnali stradali e la frenata automatica di emergenza, che ora sa riconoscere anche pedoni e ciclisti. Insomma, un bel pacchettino per un'auto così piccola. Bene, perché su alcune concorrenti proprio non ce n'è traccia. Attenzione solo che alcuni di questi sistemi a volte tendono a intervenire con un po' troppa solerzia, anche quando magari non ce n'è proprio realmente bisogno. Mi riferisco in particolare alla frenata automatica di emergenza. Un po' di storia che, come dico sempre, non guasta mai, anche perché quella della i10 ha origini lontane e in più ci fa capire che questo modello in più di un'occasione ci aveva davvero visto lungo. La prima serie, codice di progetto PA, arriva nel lontano 2007, avevo appena fatto la maturità. Bei tempi. In realtà era un'auto che doveva raccogliere un'eredità pesante, quella della Atos o della Atos Prime, modelli nati alla fine degli anni 90 che ebbero però un ruolo importantissimo in Europa, ottennero un grande successo e ebbero il merito di far conoscere il marchio Hyundai, allora da poco sbarcato alle nostre latitudini, a un sacco di clienti. Comunque la prima i10 mette subito in scena un design particolare a ovetto che le permetteva magari di non essere particolarmente aggressiva dal punto di vista dello stile, ma di offrire un abitacolo molto spazioso. In più aveva anche delle chicche meccaniche e tecnologiche. Il motore 1100, per esempio, a benzina aveva una distribuzione a 3 valvole per cilindro particolare, mentre il 1200 era costruito interamente in alluminio. Tanta roba per un'utilitaria. Ma pensate, la prima serie veniva importata da noi anche con un curioso 3 cilindri turbo diesel, perché allora il gasolio lo si metteva proprio dappertutto, anche sulle auto piccole. E anche in questo caso, sì, mi viene un po' di nostalgia, perché quell'auto doveva consumare davvero un niente. In ogni caso la prima i10 è un successo globale, viene costruita in India e presto il ritmo di produzione deve essere aumentato fino ad arrivare a 1800 esemplari prodotti al giorno per soddisfare la domanda mondiale. La Hyundai all'epoca non era quella di oggi a livello di popolarità, ma nel mondo era già un gruppo molto importante e che puntava già allora sull'innovazione. E infatti la i10 venne presentata anche in una curiosa variante a metano con tanti accorgimenti aerodinamici per farla consumare il meno possibile e, udite udite, anche in una variante prototipale 100% elettrica. Quindi già negli anni 10 sapevano che il futuro del marchio sarebbe stato a elettroni. Nel 2013 il cambio di passo, arriva la seconda generazione, codice di progetto interno, IA, una macchina completamente diversa rispetto al passato che ora punta ad avere anche un design più accattivante, più gradevole. Questa seconda serie non viene più fatta in India, ma viene assemblata in Turchia. E poi una curiosità, già avevano in mente l'idea di fare una variante un po' sportiva, perché questa seconda generazione, nessuno lo sa, ma era stata fatta in 300 esemplari con un allestimento e un kit estetico particolarmente sportivo, accattivante, anche se solo per il mercato tedesco. Nel 2019 arriva la terza generazione, la AC3, che poi quest'anno, nel 2023, è stata rinnovata con un bel restyling. I tempi e il mondo sono cambiati e quindi scompaiono del tutto le varianti a 3 porte, visto che adesso la i10 è disponibile solo con carrozzeria a 5 porte. La nuova serie è quella più articolata dal punto di vista tecnologico, ma anche per quanto riguarda la gamma motori, visto che per la prima volta, oltre ai classici 3 cilindri aspirati, arriva anche il curioso 1000 turbo che abbiamo testato in questa prova.
8, parliamo di design e di qualità, perché ok, lei sarà anche ultra compatta, ma guarda sempre in alto. La nuova i10 è disponibile anche in questo curioso allestimento N-Line, che quindi si ispira alle N della famiglia Hyundai, le vere sportive che tanto hanno fatto parlare di sé negli ultimi anni. E quindi si è concessa non solo un frontale diverso dalle più classiche i10, sicuramente più aggressivo, ma anche dei tocchi di colore, rosso in questo caso, che proprio ci parlano di questo desiderio di sportività. Dovete immaginarli come dei tributi, anzi di più, come degli atti d'amore verso le N, quelle vere, come la i30N o ancora di più la IONIQ 5N. Ma mi fanno sorridere perché riescono comunque a dare molto più carattere a questa piccolina. Sono diverse le luci diurne a LED rispetto alle più classiche i10, quelle più pacifiche, e mi piacciono tantissimo. Molto ultra classico invece il gruppo ottico vero e proprio, che è interamente popolato da lampadine alogene. Curiosa quella che aiuta anche nelle svolte, considerate che la tecnologia alogena per i fari è presente praticamente su quasi tutte le concorrenti. C'è anche però della vera sostanza, come i cerchi in lega da 16 firmati N, che sono uno spettacolo secondo me, oltre al terminale di scarico bipartito cromato vero, merce rarissima nel mondo delle auto, non solo compatte in generale, perché ormai sono praticamente estinti, invece guardate lei come lo sfoggia con orgoglio. Anche dietro qualche altro dettaglio di colore rosso, un piccolo spoiler che fa capire che lei non è un i10 proprio come tutte le altre, e poi i fari che hanno la luce di posizione, bella perché molto particolare, e a LED. Tutte le altre lampade sono alogene. Qualità, com'è fatta questa i10? Beh, dentro ci sono dei dettagli davvero stupefacenti, come il volante firmato N, rivestito in pelle, davvero piacevole da impugnare, con anche cuciture a vista, ben eseguite, il pomello del cambio, che è davvero un bel oggettino, dà davvero una bella sensazione di qualità ogni qualvolta lo andiamo a impugnare. E poi ci sono i rivestimenti, e vabbè, in questo caso troviamo plastiche rigide praticamente onnipresenti, ma come su tutte le segmento A. Lei ha cercato di limitare questo effetto croccantezza, come direbbe Emiliano, mettendo nelle zone più esposte, ok, delle plastiche comunque rigide, ma ben rifinite, come questa, liscia, davvero gradevole sia alla vista che al tatto. Ecco, già che c'erano, la potevano magari applicare almeno un po' al pannello porta, che invece è tutto interamente croccante. Nove, se siete arrivati fino a qui, forse siete anche interessati a sapere quanto costa la i10 N-Line. Beh, se volete proprio lei, quella più sportivetta, che ci ha strappato più di un sorriso su queste curve lungo il lago, beh, servono circa 19.000 euro, ma tranquilli, il modo per spendere meno comunque esiste, e volendo ve la potete mettere in garage anche con un piccolo anticipo. Sì, perché si può ordinare con un anticipo inferiore a 3.000 euro, a cui seguiranno 36 rate da 89 euro al mese. Dopo 3 anni si può decidere se restituirla, sostituirla o tenerla, riscattando la maxi rata finale da circa 9.500 euro. Scegliendo questa offerta di finanziamento, avendo un'auto da rottamare e rinunciando allo sfizioso allestimento N-Line, il prezzo della i10 scende fino a 13.300 euro. Il consiglio, in ogni caso, è quello di verificare sempre le promozioni in atto sul sito ufficiale Hyundai oppure presso il concessionario più vicino. Per quanto riguarda i consumi, invece, dovete mettere in conto che la i10 col piccolo 1000 turbo riesce a fare in media 15 km litro. Se volete una i10 meno assetata, dovete optare per le versioni aspirate, sicuramente più parche, ma anche meno vivaci. Ma perché se quasi tutti i costruttori di auto non fanno più le city car, Hyundai invece ci crede ancora? Beh, noi siamo andati a cercare qualche numero di vendita e forse una risposta, beh, l'abbiamo trovata. E vuoi vedere che forse c'hanno ragione proprio i coreani? Soltanto in Italia, nel 2021,
sono state vendute 13.500 delle oltre 55.000 i10 vendute in Europa. Nello stesso anno, gli stabilimenti Hyundai hanno sfornato qualcosa come 162.000 i10 in tutto il mondo. E nel 2022 la piccola di casa Hyundai è stata la terza city car più venduta in Italia in assoluto, dopo Panda e 500. Insomma, non proprio un'auto trascurabile per la casa coreana. Bravi loro che continuano a credere nel segmento A. Adesso però voglio sapere voi cosa ne pensate di questa piccola i10 e se avete trovato tra tutti questi aspetti qualcosa di sorprendente o di inaspettato. Immaginavate che ci poteva essere ancora oggi nel 2023 una ultra compatta così inaspettatamente divertente da guidare pur utilizzando una formula apparentemente semplice? Beh, se vi va raccontatemi tutto nei commenti qui sotto. Ciao da Matteo Valenti, ci vediamo al prossimo video, chiaramente su automoto.it.